oltre 200 appuntamenti nel FLA, il Festival di Libri e Altre Cose, alla 21ª edizione. Dal 9 al 12 novembre a Pescara, esponenti del mondo di cultura, scienza, giornalismo, fumetto, economia e molti altri ancora che si daranno appuntamento in città. Gran finale con la prima presentazione nazionale dell'ultimo romanzo di Donatella di Pietrantonio all'Auditorium Flaiano. Oggi la presentazione del FLA in Consiglio Comunale, una sala gremita. Ascoltiamo Vincenzo D'Aquino, direttore artistico FLA. Tutto pronto, sì, ci si mette un anno e poi arrivano questi fantastici 4 giorni. Beh, qualche anticipazione. E le anticipazioni sono tante, anche quest'anno abbiamo i grandi nomi del giornalismo, da Cecilia Sala a Mario Calabresi, i grandi nomi del fumetto, da Gipi a Fumetti Brutti, i grandi nomi della narrativa, Violardone, Greta Olivo, Paolo Di Paolo, e poi spazio anche all'economia con Carlo Cottarelli, allo sport con Fefe De Giorgi, l'allenatore della nazionale italiana di pallavolo, alla scienza, tantissimi, tantissimi nomi. E tantissime tematiche soprattutto. Tantissime tematiche, quest'anno diamo un occhio più attento all'attualità, cerchiamo di capire le tante cose che ci stanno succedendo intorno. Date e dove si svolgerà? Dal 9 al 12 novembre, diffuso in tutta la città, oltre 15 location tra teatri, auditorium, scuole, mercati, circoli, e poi c'è un'appendice speciale importante il 28 di novembre all'Auditorium Flaiano. La prima presentazione assoluta in Italia del nuovo romanzo di Donatella di Pietrantonio. Fondatore dell'evento Giovanni Di Jacopo. La storia del FLA parte un po' da lei. Sì, 21 anni di FLA, lo inventammo 21 anni fa, che è un piccolo festival, è cresciuto negli anni, ha attraversato tutte le fasi di questa città, tutte le amministrazioni, momenti difficili come il Covid, ma ogni anno siamo riusciti a offrire il FLA a questa città che lo ama così tanto e con la partecipazione ci incoraggia a continuare.